Benvenuti a questo nuovo webinar sul taping elastico e oggi in special modo parleremo di esempi pratici di utilizzo del taping elastico. Mi presento, mi chiamo Giacobone Mattia, sono laureato in scienze motorie, docente di scienze motorie presso l'Università di Pavia, osteopata e docente di osteopatia presso la INFROP, che è una scuola di Nichelino, in provincia di Torino. Sono docente ATS di ormai lungo corso e nella fattispecie la maggior parte dei corsi li faccio esattamente su taping elastico. Quindi parliamo adesso di taping elastico, entreremo piano piano a parlare degli esempi pratici, quindi di come utilizzare realmente il nostro taping. Facciamo un piccolo excursus sulle tecniche di utilizzo del nostro taping, quindi le tecniche e l'efficacia delle nostre tecniche. Le tecniche che si utilizzano per taping elastico sono tecniche o decompressive o stabilizzanti, quindi sappiamo che le tecniche decompressive ci portano a una riduzione del dolore, in principal modo a una riduzione del dolore o a una riduzione del gonfiore. Quindi quando lavoriamo su tecniche decompressive, quando utilizziamo delle applicazioni decompressive di taping elastico, lo facciamo per questi due motivi principali. Le applicazioni stabilizzanti, quindi le applicazioni con tecnica stabilizzante, ci danno un aumento appunto della stabilità a livello recettoriale e ci danno un aumento della forza se esistono dei casi di ipofunzionalità, quindi al momento che non c'è, quindi non ci dà un aumento della forza a livello assoluto, ma un aumento della funzionalità, quindi della possibilità dell'espressione di forza se esistono delle ipofunzionalità. Detto questo, in maniera già più pratica, queste due tecniche qua, decompressiva e stabilizzante, possono essere poi suddivise anche la decompressiva in decontratturante e drenante, la stabilizzante con enfasi muscolare e con enfasi articolare. La decompressiva decontratturante o drenante farà dei lavori appunto di aumento di questa vascolarizzazione per portare più sangue, per aumentare l'afflusso sanguigno e quindi per aumentare il calore che si porta a livello periferico e quindi diminuire questa zona fredda e contratta, decontratturante. Per quel che riguarda invece una tecnica decompressiva drenante, abbiamo un effetto di portare via quindi il drenante attraverso i vasi linfatici, attraverso poi le stazioni linfonodali fino ad arrivare al terminus. Facciamo un lavoro di appunto drenaggio, quindi di portare via quello che può essere il superfluo in una zona periferica, edemi, ematomi, quello che vedremo anche tra poco e quindi ricalcoleremo nelle parti realmente pratiche tra poco. Tecniche stabilizzanti con enfasi muscolare, con enfasi articolare. Anche qua rientriamo in un discorso, o meglio puntualizziamo cosa vuol dire con enfasi. Con enfasi vuol dire col focus, con la concentrazione sulla parte articolare o con la concentrazione sulla parte muscolare. Il che significa che se dobbiamo lavorare sul muscolo in sé, quindi se la problematica è il muscolo, come dicevamo prima, una ipofunzionalità muscolare, possiamo applicare con enfasi muscolare. Quindi mi interessa che quel muscolo esprima meglio il suo potenziale, quindi lavori meglio e quindi faccio un'applicazione con enfasi muscolare. Un'applicazione con enfasi articolare è un'applicazione molto simile per quello che sarà poi visivamente, quindi quando andrò a vedere l'applicazione difficilmente capirò se è con enfasi articolare o con enfasi muscolare, perché la differenza è proprio dove vado a concentrarmi prima di applicare. Se c'è un'articolazione che porta un'instabilità, probabilmente un'instabilità, anzi sicuramente un'instabilità soggettiva, quindi cosa succede in questa instabilità qua? Non abbiamo una compromissione importante degli stabilizzatori passivi, quindi a livello legamentoso, piuttosto che abbiamo una compromissione degli stabilizzatori attivi, quindi dell'apparato del sistema muscolo-tendineo. Quello che succede ad esempio in un recupero, in una seconda fase di un recupero da un infortunio, quando c'è una fase di riatletizzazione, di rientro all'attività sportiva, piuttosto che di rientro in campo in uno sport situazionale, in quel caso abbiamo se abbiamo un'instabilità a livello soggettivo vuol dire che il muscolo non è
preparato funzionalmente a stabilizzare quell'articolazione, quindi il muscolo che stabilizza quell'articolazione in quel momento lì non è preparato a farlo, sotto, soprattutto su aspetto propriocettivo, quindi su aspetto recettoriale, propriocettivo e esterocettivo, quindi nel riuscire ad immagazzinare le informazioni rapidamente e soprattutto a livello diffuso neuromuscolare di dare una risposta automatica se ci fosse un fattore di rischio. Quindi un'articolazione che ha i muscoli stabilizzatori di quell'articolazione che sono in questo momento in difficoltà, noi possiamo fare un'applicazione su quei muscoli a livello recettoriale propriocettivo per far sì che quei muscoli stabilizzino meglio l'articolazione. Quella sarà un'applicazione con enfasi articolare. E questi sono gli aspetti principali delle tecniche decompressiva e stabilizzante, quindi la suddivisione ancora di queste tecniche qua. Quindi possiamo dire appunto che le applicazioni, facendo un sunto di questo per poter entrare poi in quello che è l'aspetto pratico realmente, quindi le applicazioni pratiche, quindi come gestiamo lo stabilizzante rispetto al decompressivo e quando utilizziamo uno rispetto all'altro, facendo un sunto finale, diciamo che lo stabilizzante serve a migliorare, come dicevamo, l'attività recettoriale del muscolo per migliorare quindi delle prestazioni correggendo delle ipofunzionalità. Qualcosa che non funziona bene, noi a livello recettoriale ci lavoriamo per farlo funzionare meglio. Il decompressivo, che sia decontratturante o drenante, serve a fare quell'effetto vacuum, quell'effetto vuoto che si ritrova al di sotto del nostro nastro e quindi ci dà una diminuzione delle pressioni extracellulari, una diminuzione dei gradienti pressori extracellulari. Questo ci porta ad un aumento di tutto quello che è la circolazione fluidica, che sia in andata o che sia in ritorno, quindi un sistema circolatorio arterovenoso o un sistema linfatico verso le stazioni linfonodali. Quindi questi sono i due grossi mondi del nostro taping che ci permettono di utilizzare quindi l'efficacia del nostro taping vista ormai in più articoli indicizzati, la grossa differenza da quello che è stato taping elastico negli anni dal 1973 in poi è stato che ormai ci sono tantissimi articoli che parlano anche di questa efficacia, quindi della maggiore efficacia possibile del taping fatta attraverso delle tecniche stabilizzanti recettoriali o delle tecniche decompressive, decontratturanti o drenanti. Una cosa importante da mantenere, da ricordare ancora prima di fare la parte di applicazione pratica, quindi la gestione pratica delle applicazioni, una cosa fondamentale sono le famose red flag, le famose controindicazioni soprattutto assolute, quindi vuol dire mi fermo e non lavoro, non applico, so delle controindicazioni assolute, e delle controindicazioni relative dove dobbiamo essere ancora più bravi a ritrovare quali sono queste controindicazioni, perché non sempre non sono assolute, quindi non dobbiamo non applicare per forza, ma ci sono casistiche in cui dobbiamo applicare, casistiche in cui è preferibile non fare applicazioni. Fondamentali le controindicazioni, anche qua tra poco nella parte di gestione pratica vedremo cosa vuol dire l'essere fondamentale di queste appunto controindicazioni. Vediamole un attimo. Le controindicazioni assolute sono di base tutte quelle controindicazioni. Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com. I professionisti delle scienze motorie.